L'associazione culturale Amici della Ceramica di Pesaro ha finalmente una casa. Sabato 27 alle 17 il Comune di Pesaro, nella persona dell'assessore alla bellezza Daniele Vimini, ha consegnato al presidente dell'associazione Mirko Bravi le chiavi del locale sito in corso 11 settembre 225. Siamo felici di questa opportunità oggi di avere creato, gli spazi per una nuova sede dell'Associazione degli Amici della Ceramica, una realtà molto importante a Pesaro perché garantisce, la continuità della passione e anche della professionalità dell'arte ceramica tra amatori, artisti, figure che si ritrovano durante l'anno per portare avanti la tradizione e soprattutto tramandarla anche ai più giovani. E sarà bisogno di nuovi spazi dopo la chiusura della sede recente, originaria, un passaggio breve a Casa Rossini, ma sarà bisogno di uno spazio dedicato per i laboratori, per le mostre, per le esposizioni, per poter incontrare la gente e soprattutto poterlo fare in un luogo del centro visitato e visitabile. Questo gesto rappresenta una grande opportunità per tutti gli amanti dell'arte che desiderano approfondire il tema della ceramica. Finalmente oggi inauguriamo la nuova sede dell'Associazione Amici della Ceramica di Pesaro e ringrazio sentitamente il Comune di Pesaro nella persona dell'assessore alla bellezza Daniele Vimini. E finalmente hanno concesso a noi questi locali del Comune dove noi potremo quindi avviare le nostre iniziative di mostre, conferenze, convegni e anche soprattutto quest'anno che è l'anno della cultura Pesaro 2024, anche nuovi corsi per dei bambini, e oltre alla presenza dei nostri maestri ceramisti, dei nostri soci. L'occasione è stata propizia per la presentazione del calendario 2024, con il quale l'associazione, quest'anno, ha posto l'attenzione alle ceramiche Liberty Molaroni. I soggetti zoomorfi e fitomorfi descritti nel calendario si intonano in pieno con la tematica natura e cultura, scelta per l'anno in cui Pesaro è capitale della cultura.